primo tempo è successo in 3 minuti. Non benissimo la difesa del Chievo su questa azione. Ancora per Felipe Anderson. A buttare sempre Biraghi. Pallone morbido. Milinkovic-Savic! Prende l'ascensore e fa timbrare il gol dell'1-0. Sergei Milinkovic-Savic, il primo in questo campionato per lui. Qui arriva Radu! 2-0 Lazio. Altra testata. Questa volta del capitano Stefan Radu. Risultato Murgia, il gol di Alessandro Murgia, è il primo in Serie A,
Orban, entra in area Felipe Anderson, è scivolata, Orban interviene sul pallone, invece no per l'arbitro, calcio di rigore per la Lazio, va Vigna contro Perin, è pronto Vigna, con il destro, e c'è il gol della Lazio, con il Lucas Vigna, Lazio 2, Genoa 1, la firma di Lucas Vigna. Ancora lui, dopo sette giornate, si sblocca, Ciro Immobile nei minuti finali.
L'assist di Milinkovic-Savic, la botta a colpo sicuro di Ciro Immobile, Lazio 2 Palermo 0. Keita, dovrei, Keita ed è 3-0, il gol della Lazio ancora, il gol del 3-0, ha segnato Keita, è il nono gol in questo campionato per lui, 21esimo minuto, Lazio 3 Palermo 0. Di rigore
siamo solamente al 26esimo minuto. Palla dentro di Lulic, poi il salvataggio, c'è la rete, il gol di Crecco, il primo gol in Serie A di Crecco ed è il 6-2. Non di chiudere inizialmente, prima però occasione anche per la Lazio che adesso ci riprova con Keita Balde che riceve al limite dell'area, cerca una finta, poi il sinistro! Keita Balde è in vantaggio la Lazio dopo 12 minuti. Spazio la Roma e ancora non ha recuperato. Lulic in area di rigore con l'esterno dentro, la tocca dei rossi, poi basta, continua l'azione, calcia col sinistro, deviazione, la Lazio di nuovo in vantaggio, basta! Dopo 5 minuti del secondo tempo, Roma 1, Lazio 2. Felipe Anderson, uno contro uno, poi Immobile in area, Immobile, arriva al 7-1 della Lazio sull'assist di Keita, la doppietta di Ciro Immobile, si fa trovare pronto in area, non sbaglia l'occasione, poi esulta insieme a Keita. Franchi. Balde Keita in posizione regolare, il duello con Ascori molto più rapido, Keita con il destro e stavolta per Tatarusciano. Non c'è niente da fare, 10 nella ripresa, 15 in campionato per Balde Keita, la Lazio è sopra di 1 al Franchi. Dentro il pallone, il colpo di testa di Murgia, a scavalcare Tatarusciano, la rete del 3-2, Lazio che prova a rientrare in partita con il secondo gol in questa Serie A di Alessandro Murgia. Minuto 17 del primo tempo, Keita Balde batte Handanovic e porta in vantaggio la Lazio dopo 18 minuti, Lazio 1 Inter 0, sono 16 in campionato per Keita Balde, non si ferma più. Parti Ciro Immobile, Rodin, poi Sampirisi con un fallo, calcio di rigore, fallo su Patrick, calcio di rigore per la Lazio, Immobile.